Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di un argomento molto controverso, la frutta in dieta chetogenica, e vi parlerò specialmente della star di tutti i frutti chetogenici, non l'avocado questa volta, ma lo star fruit, il frutto stella. Vi farò vedere come pulire e come preparare e mangiare questo particolare frutto molto basso in contenuto di zuccheri e carboidrati e quindi perfetto per un regime chetogenico. I pomodori sono tecnicamente dei frutti e con il loro 3% netto circa di carboidrati sono sicuramente chetogenici. Io li ho usati sempre come contorno, ma in Corea del Sud li ho visti addirittura come decorazioni di torte. Quindi diventiamo creativi anche noi e usiamo questi coloratissimi pomodorini come se fossero delle caramelle. Un altro frutto basso in carboidrati che tutti conosciamo e amiamo è l'avocado. Non ho bisogno di parlarvene perché con il suo 2% di carboidrati e 15% di grassi buoni è il simbolo della dieta chetogenica. La frutta secca è un'altra opzione, ma ho fatto un video proprio su questo e quindi vi metterò il link qua sopra, nella descrizione qua sotto e in fondo a questo video, ma ci tengo a dirvi che le noci di macadamia e le noci pecan sono un'ottima scelta. Anche i limoni e i lime sono low carb, ma non sono alti in grassi, quindi mangiateli con qualcosa di grasso, per esempio con della panna montata. Ricordatevi anche che la buccia grattugiata è buonissima e si può usare in tantissime ricette. Ma oggi sono qui per parlarvi soprattutto della stella dei frutti chetogenici, che è il frutto stella. Ha solo il 5% di carboidrati, quindi adesso vi farò vedere come lavare, pulire, tagliare e soprattutto utilizzare questo frutto che si chiama anche carambola o carambola, non sono sicura dell'accento. Ho lavato questo frutto con acqua molto bene perché la pelle è morbida e piena di nutrienti, quindi la mangeremo. Poi bisogna tagliare le estremità finché non si vede più quel puntino nero centrale. Infine vanno tagliate anche leggermente le punte della stella, quelle che sono un po' marroncine. Adesso taglieremo il frutto stella a fettine e capirete senza problemi il motivo per cui viene chiamato così. E infatti formerà delle bellissime stelline. Come potete vedere qua ci sono anche dei semini, ma non sono duri, quindi non preoccupatevi, potete perfettamente mangiarli. Anzi, ci saranno ancora più nutrienti. Per rimanere nello stato di chetosi bisogna mangiare pochissimi carboidrati e tutte le verdure, ma soprattutto la frutta, compresi i frutti di bosco di cui vi parlerò la prossima settimana, contengono dei carboidrati, quindi fate attenzione con le quantità e sceglieteli bene. Adesso vi farò vedere un paio di modi per gustare questa carambola o carambola, che potete tranquillamente anche mangiare così, senza nulla di altro, come un frutto normalissimo. Ma se siete curiosi di sapere qual è il suo sapore, vi posso anticipare che è un misto tra una mela e un limone, quindi se vi piacciono entrambi questi frutti, amerete anche il frutto stella.
Una maniera classica di mangiarlo è con una bella insalata croccante. Io ho scelto questa spagnola perché insieme saranno buonissimi e bellissimi. Ma per dare un po' di colore ho deciso di mettere anche delle fettine di ravanello o rapanello. Questo non è un frutto, ma è parte sorprendentemente della famiglia dei cavolfiori e dei broccoli, quindi è sicuramente molto chetogenico. Guardate che meraviglia! È un'insalata veramente bellissima e con tutte queste stelline sorprenderete sicuramente familiari e amici. Ma adesso è il momento della seconda ricetta, che non è un piatto, ma è qualcosa che potrà salvare la vostra chetosi durante le caldissime giornate estive. Iniziamo mettendo delle foglioline di menta in una brocca di acqua fredda. Poi possiamo tagliare la nostra carambola o carambola in pezzettini ed aggiungerla. Questo darà un sapore un po' acido all'acqua, come quello un po' del limone. Se volete un sapore più forte, però vi consiglio di aggiungere anche qualche goccia di succo di limone oppure degli spicchi di lime. Conservate però una stellina per ogni bicchiere, poi capirete il perché. Ci siamo dimenticati qualcosa di importantissimo, cioè il condimento per l'insalata. Questa è una maniera divertente e facilissima. Vi permetterà inoltre di personalizzare il piatto, perché a volte ci capita di mangiare insieme a persone che non seguono una dieta chetogenica e che quindi non vogliono tanti grassi nel loro piatto. Vi basterà mettere in un barattolo di vetro dell'olio extravergine d'oliva, dell'aceto di mele. Mi raccomando, non utilizzate il balsamico perché contiene troppi zuccheri, e ricordatevi sempre di leggere le etichette. Poi un po' di sale, un po' di pepe ed otterrete un condimento buonissimo. In questo video vi ho parlato dei frutti chetogenici, ma se amate anche i fiori vi consiglio di continuare a guardare il video fino alla fine, perché vi porterò con me a vedere il Sakura svedese. A Stoccolma c'è una piazza piena di ciliegi in fiore, che in questa stagione è veramente bellissima. Parlando di bellissimo, ecco il nostro bicchiere con la stellina. Vedete, un piccolo dettaglio fa un'enorme differenza nel momento di servire un semplice bicchiere di acqua aromatizzata. Spero che piaccia anche a voi. Spero che il video di oggi vi sia stato utile e che vi iscriviate al mio canale. Ci vediamo qua con consigli, idee, ricette chetogeniche in italiano ogni venerdì, ma anche con lo stesso video in inglese il lunedì e in spagnolo il mercoledì. Grazie a tutti, alla settimana prossima!